procuratore generale della Cassazione di Bari ha deciso di avviare un'azione disciplinare nei confronti di Michele Emiliano, attuale candidato del centro-sinistra per la Regione Puglia. La ragione di tale provvedimento è quella che Emiliano, nonostante sia ancora un magistrato fuori ruolo, non sarebbe consentita l'iscrizione ai partiti politici e nel contempo anche l'attività politica. Immediata la risposta del diretto interessato. Per 11 anni nessuno mi ha mai contestato alcunché e per tale motivo ho ritenuto di non aver mai violato alcuna norma di legge. Altrimenti CSM e Procura Generale avrebbero rilevato prima eventuali violazioni. Si terrà il prossimo 5 dicembre nell'aula consiliare del comune di Cerignola nel Foggiano un convegno inerente al tema della dispersione scolastica. Verrà messo in evidenza un protocollo di intesa con le scuole di ogni ordine e grado per l'istituzione di una rete cittadina di contrasto a tale fenomeno. L'incontro è significativo per la presenza di Rita Borsellino, la sorella del giudice Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, che porterà la testimonianza di quanto sia importante che le scuole recuperino i ragazzi e di ciò che il magistrato ha lasciato alle giovani generazioni, oltre al ricordo di Giuseppe Giordano, ex ispettore della DIA in pensione, che fece parte della scorta di Giovanni Falcone. Ancora nuovi sviluppi sulla vicenda del bambino di Ragusa trovato morto vicino ad un mulino sabato scorso. La procura di Ragusa ha effettuato una perquisizione nella giornata di martedì in casa dei genitori di Loris, disposta dalla procura per verificare alcune incongruenze che sarebbero emerse nelle dichiarazioni della madre in un interrogatorio in procura poche ore fa. Intanto, per quanto riguarda il cacciatore, che è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Ragusa con l'accusa di omicidio volontario, ha dichiarato ad un'agenzia di stampa di avere un alibi per quella mattina, ossia che non era a Santa Croce Camerina. Intanto, un'ultima notizia che è stata raccolta nelle ultime ore dice che il fratellino più piccolo del ragazzo di 8 anni è stato portato via dalla casa dei genitori.